casa in cima alla scogliera, con le onde chiare stese tutte intorno, che quando muore il giorno e si fa sera, soltanto in barca ci si può far ritorno, soltanto in barca e solo insieme a te. Giuseppe, questa è la settimana prima di Natale, cerchiamo di essere buoni. Siamo tutti buoni. Cerchiamo di essere più buoni. Io sono stato buono, è proprio la faccenda che non funziona più. Io mi sento un ussaro dell'impero austro-ungarico che balla il suo ultimo waltz. Allora tu già stai sulla scala, Giuseppe. Tu già stai sulla scala con la carrozzina il bambino della corazzata Potion. Adesso dici pure l'ussaro, onestamente. L'ussaro dell'impero austro-ungarico che balla il suo ultimo alzo alla corte degli Habsburg prima di andare a fare le ultime battaglie. Cioè il nostro mondo è finito, quelli che verranno dopo avranno un'altra vita, un'altra storia, altri meccanismi, eccetera eccetera. Io me ne sono reso conto di questo oggi, quando ti dico, comincio dalla fine, chiamo il cliente e gli dico: allora, a un'udienza e corte d'appello, ci hanno rinviato a marzo del 21. E il cliente mi fa: ah, 21 marzo, vabbè, è vicino. dico no, ci hanno rinviato al mese di marzo dell'anno 2021. E lì mi sono reso conto che niente, ero stato dalle 9 di mattina alle 2 in una baraonda infernale. Ho visto per la prima volta in vita mia un attaccapanni che tu dici sempre che sono praticamente assenti ovunque. Ho visto attaccapanni in un'aula di giustizia. Vabbè. E questa è una delle mie grandi soddisfazioni. Quindi, partendo dalla fine, io ho detto al cliente: ci hanno rinviato a marzo del 21, questo mi ha detto: ah, 21 marzo, vabbè, insomma, se può fare, sono 4 mesi, e dico no. Cioè, invece non no. È così. Invece. Allora, invece no. Io ho letto sui social che alcuni avvocati sono entusiasti delle proposte di buona fede. Ho cercato di prima li ho contrastati un attimo, poi ho cercato di mettermi nei loro panni, di capire come mai, insomma. Ma sinceramente non riesco a capire cosa ci sia di buono in quello che viene proposto. Se non sbaglio, se non ho le allucinazioni, se non è una presa per il culo di qualcuno che sbeffeggia, giustamente, perché poi c'è chi si indigna perché il ministro di giustizia viene sbeffeggiato, ma se uno si espone, non giochiamo, voglio dire, se io fossi ministro di giustizia, cosa che non sarò mai, e vivessi una fesseria, mi riempirebbero di improperi, ma questo fa parte del gioco, no? Ma se non gli hanno consegnato anche il tapiro d'oro, lo sai, striscia la notizia. Striscia la notizia, gli ha consegnato il tapiro d'oro. Perché in un fuori onda, Matteo Renzi, che è il leader di Italia Viva, ha detto che praticamente Bonafede non capisce un bip. Allora, te lo voglio dire, insomma, quindi striscia gli ha consegnato. Avrebbe detto che questa storia che si ricomincia da capo in penale quando un giudice cambia deve finire. Ora, anche questa per un penalista è una bestemmia. E certo. Se tu entri in pia-
Teatro San Pietro, in San Pietro, e ti metti al centro della navata e urli Agno, è meglio. Cioè, dire che bisogna farla finita con questa storia, che se cambia il giudice si ricomincia da capo. Cioè, ma ripeto, lo può dire il mio panettiere, ma non lo può dire. Non lo può dire niente. Ma probabilmente il tuo panettiere neanche si permetterebbe però di dire una cosa del genere. Ma neanche lo sa il mio panettiere che si ricomincia da capo, cioè nel senso che... cioè, voglio dire, ma se noi attacchiamo tutti i principi cardine... Però io sono interessata alla cosa che avevi detto prima, Giuseppe, quando tu hai detto... Ho cercato di capire le ragioni dei colleghi che comunque approvano la riforma Bonafede e quindi sono d'accordo con Bonafede. E nel cercare di capire hai trovato qualche elemento? Perché sai, mi interessa anche a me. Ma gli elementi sono quelli che ti dicevo all'inizio, cioè qui c'è un minestrone di cose che sono buone e cose che sono cattive. Lui tutto quello che c'hai in cucina lo butti dentro dentro un pentolone, magari ti viene una cosa fighissima, magari ti viene una cagata. Cioè il problema è introduciamo tutto con ricorso, va bene, sì, ma come? Cioè, io questo non riesco a capire. Però lo fai che in trasmissione, Giuseppe, in trasmissione, perdonami, in trasmissione di Web Radio Sera lunedì scorso, praticamente lunedì di questa settimana, abbiamo avuto ospite Vigani, il collega Vigani, il quale ci ricordava che al congresso di Catania in realtà la mozione che introduce in una qualche maniera anche questa riforma Bonafede è stata votata addirittura per acclamazione. Poi vabbè, è stato criticato anche da Brunella Brunetti, perché Brunella giustamente diceva noi avvocati dovremmo ribellarci a votare per acclamazione, o si vota o non si vota, non esiste il voto per acclamazione. Ma il voto per acclamazione, Milena, però l'introdurre ascoltami, abbiamo acclamato proprio questo. In realtà avremmo acclamato, noi eravamo come radio, non come delegati, quindi io non ho acclamato nulla, eravamo lì per fare informazione, non ero delegato. Ma io non c'ero proprio, quindi non ho acclamato Perfetto. Per nulla. Io. Comunque, eravamo lì e abbiamo visto che era stato acclamato il discorso, secondo me, cioè la proposta di fare un nuovo processo civile introdotto effettivamente con ricorso. Ma noi... questo, scusami Milena, abbi pazienza, ma se io ti dico, io recito il 415 del CPC, va bene, no? I termini del ricorso, l'ho fatto, se sono cazzati, qualcuno ha detto che vorresti dire? Perché la domanda era, il 415 CPC dice che il ricorso in materia di lavoro si deposita dentro 5 giorni, 10, adesso non mi ricordo, per poi a dire per serire se mette un attimo, ovviamente. Certo. Attenzione, io non sono ministro di giustizia, sono morto di fame, sono vecchio, ho il diritto di dire cazzate, detto questo, 415 bis te dice 10 giorni per fissare l'udienza, 60 giorni da tutta una serie di termini, di tutti questi termini che il 415 impone. Lo sai, l'unico termine che viene rispettato veramente è che se tu non notifichi la fissazione d'udienza, che non sai quando avviene tra l'altro, perché se fosse entro i 5 o i 10 giorni, non mi ricordo adesso di quando è, tu hai l'onere di controllare, ma tu non è che puoi passare un anno tutti i giorni in cancelleria al lavoro a vedere se hanno fissato il ricorso, ma e tu invece devi notificare il ricorso entro i 30 giorni dalla sua fissazione, va bene? Se tu non rispetti quel termine, in ossequio al 111 del
della Costituzione, cioè alla celerità del processo, anche se la fissazione dell'udienza è al 2057, va bene? 2057 non ci arriva. Il ricorso è improcedibile, quello è l'unico termine che viene rispettato. Quindi non diciamo stronzate, cioè l'abito a righe dimagrisce, sì è vero, se ti vesti in un certo modo sei più bellino, sì è vero, ma se io peso 100 kg pretendo di mettermi un abito a righe taglia 48 faccio ridere tutto il mondo. Io mi devo mettere un vestito adeguato, mi devo mettere, no? Dovrò prendere una 60, un 58 o qualcosa del genere, va bene? Quindi non si può strizzare la materia come cazzo ci fa a noi. Certo. Lo so, però brottando perché dico troppo parolacce. Un po' sì, perché come si dice, c'hai la proprietà di linguaggio, non le dire, insomma, puoi usare degli altri. Non le dico. Allora, non si può strizzare la materia, ecco. come più ci aggrada. Bravo, cioè, bravo. Se io dico, introduciamo il ricco con rito di ricorso, va bene, e che male c'è introdurre con rito di ricorso? Però ricordo a tutti che l'unico termine che viene veramente rispettato è il 415, è questo termine che mi impone di notificare la fissazione dell'udienza entro 30 giorni dalla sua fissazione, cosa che non avviene nei termini indicati sempre dall'articolo 415 e che quindi ti vedrebbe costretto a controllare tutti i giorni in cancelleria, va bene? A me personalmente è capitato che io ho depositato, mi hanno fissato l'udienza 5 mesi dopo, io ho notificato invece che al 30° al 34° giorno e 2 anni dopo, due anni dopo, cioè quindi 3 anni, una cosa incredibile, mi hanno detto no, dico è imprevedibile perché ai sensi, cioè nel rispetto del 111 e della celerità del processo, della ragionevole durata del processo, eccetera, eccetera, tu hai sbagliato questo termine, quindi ricorso è imprevedibile. Ecco, quindi voglio dire, cioè non giochiamo per cortesia, cioè, il rito, sì, va bene il rito, però perché questo apre un qualche cosa che mi attanagliava oggi. Questa udienza riguarda una vicenda in cui il giudice di primo grado è stato cambiato 7 volte in 6 anni. Mamma. Cioè quello che ha fatto la sentenza non ne sapeva nulla e ha scritto, adesso tu mi hai detto di non dire parolacce, quindi non le dirò. ha scritto un'ignominia. Cioè praticamente ha scritto che in un contratto di locazione di automobile pagato da una finanziaria per una certa vicenda, noi facciamo la causa e la società locatrice si costituisce e chiede i canoni di locazione non pagati, mentre il contratto di locazione è stato integralmente pagato dalla finanziaria. Certo. Siccome il giudice alla fine non ha capito un accidente, perché il settimo giudice che cambia arriva, deve fare la sentenza, probabilmente secondo me ha preso la comparsa che stava più in alto e però perdonami, questo pure è un attimino grave, perché io posso anche subentrare come settima o ottava, ma sarebbe mio onere, studiarmi la causa, no? Io ti faccio un'altra questione ancora. Mentre noi siamo costretti a fare le guerre sugli ineleggibili, va bene? Mentre Nasrin Sotoudeh scrive alla figlia dicendo: amore mio, perdonami se non sono potuto venire a casa oggi, ma lo sai che c'ho tanto lavoro, perché lei sta in carcere e aspetta e ci sarà per altri 10 anni, altri 20 anni, non mi ricordo, che aspetta di ricevere 148 frustate perché è avvocato. Noi stiamo qui a
a dover fare la guerra a chi non si vuole levare di torno, anche se non ne ha diritto a stare dove sta, va bene? Cioè noi ci occupiamo di questo. In tutto questo io mi domando, ma il diritto dell'avvocato di mettere in azione un, di mettere in esecuzione una sentenza, che indubbiamente è una sentenza, ma è anche una sentenza ingiusta, fino a dove arriva? Ah, non lo so. Non lo so, dovrebbe arrivare fin dove deve arrivare, però voglio dire, non è che possiamo sapere fin dove. Non siamo in una situazione in cui possiamo parlarne, perché dobbiamo parlare di altre cose. I famosi tempi certi della giustizia. Noi dobbiamo parlare di un'udienza oggi in Corte d'Appello, dove sono state chiamate 157 cause. 157, mamma mia, c'è con una corte d'appello che aveva 4 sezioni a Roma, che sono diventate la terza bis, che poi è diventata la quarta, poi è diventata la quinta, poi c'è la vecchia quinta, la nuova quinta, eccetera. Ci manca la retromarcia e stiamo a posto. Cioè siamo in una situazione in cui prendiamo atto. E poi c'è che cos'è? Giuseppe, che l'unica cosa che veramente funzionerebbe per la giustizia è un piano complessivo. Perché è così difficile farlo capire? Un piano complessivo dove si dice mettiamo tot milioni, miliardi di euro per questo, mettiamo tot per quest'altro, prendiamo oggi per esempio, tanto per farti un esempio, io ero al Tribunale dei Minori a Napoli, dove praticamente c'è un problema di organico, e insieme ai saluti di Natale, insomma, c'eravamo un gruppetto di avvocati, io sono segretario della commissione minori, poi c'era ovviamente il presidente e la presidente, insomma, pro tempore, tutti i giudici, ma soprattutto cancellieri, messi di cancelleria, i giudici onorari, che sono molto importanti comunque al minorile, e andavano in pensione comunque due cancellieri, e dice noi già siamo sotto organico, non sappiamo a che cosa andiamo incontro. Cioè i problemi quotidiani noi avvocati li sappiamo quali sono quelli dell'organico, sono quelli delle strutture, sono quelli che la giustizia non funziona perché ci sono anche i software obsoleti dei computer, e quindi il giudice ci chiede di portare il cartaceo. È quello che se io faccio una causa che discuto a marzo del 21, poi mi daranno un altro rinvio, perché sarà un rinvio per discutere, poi devo fare la cassazione, eccetera, eccetera. Quando la mia controparte mi avrà levato tutti i soldi a cui secondo me non aveva diritto, secondo me non aveva diritto, tra 10 anni qualcuno mi dirà, ma no, non è così, c'hai ragione tu. E io che sono un privato cittadino, cioè assisto a un privato cittadino, me la prendo riccamente quel posto, perché la mia controparte è una società. E quindi sei d'accordo con chi dice come il presidente delle Camere Civili dei Notari Stefani dice la giustizia civile sta diventando praticamente, soprattutto la giustizia civile, una giustizia per ricchi. Allora sei d'accordo con lui? Ma sempre stato così. Adesso però di più. Adesso di più. Non è che adesso di più, c'è stato un momento in cui noi ci siamo illusi che con la nostra, che noi avvocati, quelli che credevano in certi valori o che si volevano schierare in un certo modo, potessero essere un valido contrappeso a determinate cose. Ma adesso, cioè, noi, allora, diciamo che la riforma Bonafede è una cosa bellissima, stupenda, va bene? Ma da qui a 5 anni comunque non potrà funzionare, comunque.
Beh, però sai, l'esperienza mi ha insegnato che questi ministri della giustizia arrivano e vogliono fare le riforme epocali, ahimè. Ma tutti hanno fatto riforme ahimè, epocali. Per un motivo molto semplice, per mettere la bandierina col loro nome. E questa, esatto. Questa è la tragedia. Esatto. Questa è la tragedia, scusami. Esatto. Allora io voglio dire, in tutto questo frangente, no? Mm. Cioè, tu dici una giustizia per ricchi. Sai, la giustizia, usare questa frase vuol dire in qualche modo essere d'accordo con chi dice che gli avvocati chiedono rinvii perché così i ricchi se lo possono permettere, eccetera, eccetera. No, questa è una giustizia sbagliata, non sta né in cielo né in terra. Cioè, ci sono cause che durano 15 anni, ci sono. Io quando ho cominciato i miei giri per presentare il mio libro Avvocato per ora grazie, c'era un faldone che era della Corte d'Appello di Murphy. C'è una causa cominciata nel 1878, va bene? Che era passata attraverso anche prima del 1800, no, nel 1868. Quindi ma 1868, cioè l'epoca dell'Unità d'Italia, o 1968, Giuseppe, perdono. 1800. 800, Torino 800. Mamma mia, assurdo, assurdo. Ma io ce l'ho ancora. Era passato per il Regno delle Due Sicilie, l'Unità d'Italia è del 1860, quindi voglio dire per il luogotenente Savoia, no? Dopo la fine della guerra, è arrivata la Repubblica ed è finita con le comparse in Cassazione di mio padre, quindi quasi 90 anni di causa, cioè l'ultima comparsa nel 1954. Mamma mia. Sentenza del 55. Mamma mia. Tra riassunzioni, morti, cambi, e comunque io ho un fascicolo con atti notarili del 1750 scritti a mano, con la carta da bollo da una lira, con la carta da bollo del Regno d'Italia, con la marca volo della Repubblica Italiana. Oddio, adesso diciamo che allora i processi sono veloci, insomma, considerando voglio dire questo che uno dal progredire della società si aspetterebbe anche un progredire del comparto giustizia, certo. Invece questo progredire io non capisco perché non c'è, perché nel momento in cui tu hai quattro giudici, perché stamattina erano in quattro al collegio della quinta, che affrontano 157 cause, cioè quindi quantomeno 364 avvocati, tu capisci che rapporto 4 a 364, qualcosa non va, cioè quelli alla fine della serata ci avranno un attimo nel mal di testa, no? Cioè, voglio dire, ognuno di loro poi era relatore di quante cause, cioè non c'era. Non lo so, perché io stavo facendo quest'altra considerazione, che in piedi per 5 ore quando ero giovincello ci stavo, ma mo che cammino verso i 70. E stare in piedi 5 ore, perché le sedie ce ne stavano libere, ce ne stavano 4, quindi facevamo a turno per sederci, va bene? Perché ogni tanto qualcuno si alzava, faceva con le sedie, eccetera, eccetera, perché tutte le altre erano occupate. Però hai detto che c'era l'attaccapanni, Giuseppe, c'era l'attaccapanni, non c'erano le sedie. È quello che va detto. Io per la prima volta in 30 anni di carriera in tribunale, hai visto un attaccapanni. E passa, ho visto un attaccapanni. Dietro la porta, perché mi sono dovuto affacciare, perché ho detto Santa Madonna. Un attaccapanni. Ecco. E quello era un attaccapanni, e cioè
E quindi ho potuto appendere. Poi tutto non si può avere, o tieni le sedie o tieni gli attaccapanni, insomma. Poi mi è venuta la paura che, siccome io non l'avevo mai visto in 30 anni in attaccapanni, e siccome ormai sono vecchio, fosse un miraggio, di la verità, fosse un miraggio. Me ne sarei andato lasciando il posto sull'attaccapanni, non lo sono ripreso. Senti, non scherzare troppo, non scherzare troppo, perché ahimè l'altro giorno giudice di pace di Napoli si sono fregati un cappotto di una collega. Fregati, non si può neanche dire scambiato. E sono simpatici qui, perché non si fregano le toghe, quindi non no, le toghe poi vabbè, d'amblè, come si suol dire, quello è abbastanza frequente, le penne, per carità, insomma, su questo proprio niente da dire, ma il cappotto, diciamo, siamo arrivati veramente al colmo. Comunque io ho avuto paura di dimenticarmi, ma qui mica scherzo, perché se noi parliamo di organizzazione della giustizia, ma dovremmo parlare anche di questo, cioè chi ha progettato la Corte d'Appello, ma è possibile non ha tenuto conto delle masse che si sarebbero riversate, cioè delle unità di misura con cui aveva a che fare, e quindi ha fatto Corte d'Appello che se tu vedi la fotografia, cioè ha fatto aule che se tu vedi la fotografia vuota è bellissima, ma in realtà è assolutamente incapiente. Giuseppe, non mi parlare a me di Napoli di edilizia giudiziaria, perché tu dovresti sapere, se sei venuto a Napoli, che abbiamo tre torri, una delle quali dove c'è il civile, che è di 29 piani, e le aule d'udienza. Che per andare dal primo al 29 piano ci metti dal 2 e 6 giorni. Dal 2 e 6 giorni no, però diciamo che è un viaggio che uno ogni giorno praticamente deve fare, insomma. Ecco, questo per dire che non si può pensare di sviluppare un tribunale dove c'è l'accesso di migliaia di persone al giorno su piani così alti, con 8 ascensori, dei quali 2 allora, soltanto... Vogliamo ricordare o informare la nostra gentile platea che... nel 1964, a causa di un lieve cedimento del lato sinistro, guardando il frontale del palazzo, detto palazzaccio, che era palazzo di giustizia e che adesso ospita solo la Cassazione, e che allora ospitava tutti gli uffici giudiziari, perché nel 64 gli avvocati erano 5, 6.000, 7.000, 8.000, non i 40.000 che sono adesso. Dunque, a seguito di questo lieve cedimento, gli uffici giudiziari furono provvisoriamente spostati nelle caserme di Viale Giulio Cesare, dove tuttora risiedono provvisoriamente dal 1964, provvisoriamente furono spostati lì. Poi fu costruito Piazzale Clodio, certo. Piazzale Clodio fu costruito un architetto che sosteneva che Pavé per terra era il simbolo del popolo che entrava nei palazzi di giustizia, eccetera, eccetera, e invece si creò un effetto di una cupezza incredibile. Poi erano da Piazzale Clodio uffici perfettamente simmetrici, perché tu entrai dal centro, bastava che facessi una giravolta e perdevi completamente il senso dell'orientamento, e quindi probabilmente ci sono ancora avvocati che vagano dal primo giorno che ci sono entrati, perché non riescono più a parlare. Anche questa immagine di questi avvocati che vagano senza sapere dove andare è bellissima, però io ti vorrei riportare alla realtà, Giuseppe. Entrare in questi posti che erano perfettamente simmetrici, cioè non c'era un modo di distinguere quello che c'era a destra da quello di sinistra. Quindi, se o tu eri un esploratore militare, oppure, cioè, se sbagliavi a girarti una volta, eri fregato completamente, cioè nel senso che ne uscì fuori domandando e pregando la Madonna. Comunque, e basta. Giuseppe, venendo a noi dobbiamo salutare le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, e fare gli auguri di Natale.
perché noi ci risentiremo all'anno nuovo, no? Lo sai? Certo. Adesso viene Natale. Natale, non tengo denaro, a sparare. No, tu ti vai a fare. No, da noi si dice, si dice, mo venne Natale, non tengo denaro, ma fumo una pippa e mi vado a cuccare. Però voglio dire, ognuno la può girare come ognuno gli pare. Ognuno la formula come gli pare. Ma noi non auguriamo di passare un Natale miserabile, ma anzi un Natale ricco di quello che è più importante, ovvero prima di tutto la salute, poi gli affetti più cari possibilmente vicini, e poi che cos'altro vogliamo augurare alle colleghe e ai colleghi? Tanto lavoro, tanti avvocati che pagano. Benissimo. Poi che altro gli vogliamo augurare? Una ripresa serena. Bravo. Delle belle utenze calme. di incontrare. Ma non esageriamo, non è che possiamo augurare miracoli, diciamo. Controparti sagge e combattive che sono per i miracoli, rivolgersi possibilmente a Gerusalemme o a Lourdes, insomma, dove si possa pensare di fare questo. E poi ricordiamo a tutti che il 31 gennaio. Bravo. Possiamo? Sì, assolutamente sì, assolutamente. Il 31 sì. gennaio al Teatro San Genesio di Roma, vicino a Piazza Mazzini, alle 2 ci sarà un reading degli iscritti dell'avvocato Caravita, predisposto dalla compagnia teatrale Attori e Convenuti, diretta dall'avvocato Caravita. E noi di You Slow Web Radio ci stiamo già organizzando per questa data, perché vogliamo esserci, tu lo sai, no? Esatto. Va bene, speriamo di non avere annoiato il nostro vabbè, al limite chiudono, stanno sul podcast, ci riascoltano quando vogliono. Noi vogliamo bene a tutti quanti, e quindi davvero auguriamo un buon Natale e una buona fine e un buon principio. Che è la buona fine e buon principio a tutti quanti. Benissimo. Ciao. Una casa in cima alla scogliera, con le onde chiare stese tutte intorno, che quando muore il giorno e si fa sera, soltanto in barca ci si può far ritorno, soltanto in barca e solo insieme a te. Cantami una canzone sottovoce, dammi la mano e dimmi una parola, non mi tener così inchiodato in croce, dimmi che mi vuoi bene, dillo a me, mi son sperduto in questo mondo amaro, chi se n'è andato non può tornare più, dimmi amor mio, dimmi che è vero, che mi vuoi bene ancora almeno tu. Mi vuoi bene ancora almeno tu. Vorrei una casa in cima alla scogliera, tutta silenzio e tutta odor di mare, uccelli bianchi che volano di sera e il fumo di una barca che scompare. Scompare lontano senza me. Parlami ancora, parla sottovoce, se parli non scompare quell'argento che si vede sul mare sotto vento. Tu parli ed io rinasco al tuo parlare, cantami una canzone sottovoce,
non mi tenere più inchiodato in croce. Dimmi che mi vuoi bene, dillo e lasciami sognare accanto a te. Cantami una canzone sottovoce, non mi tenere più inchiodato in croce. Dimmi che mi vuoi bene, dillo e lasciami sognare accanto a te, e lasciami sognare accanto a te. Thank you.